Salve a tutti, una buona giornata all'insegna dell'oroscopo. Ariete, una luna un po' dispettosa può renderti un po' nervoso. Mettere a prova le tue reazioni è facile, avendo una serie di potenti pianeti nel segno, indispettiti da una luna severa, austera. Ma è questione di piccoli battibecchi e di qualche ora. Sta a te non rendere tutto precipitoso. Toro, senti la fatica di questi ultimi giorni, ma tu non molli. È un periodo un po' neutro, senza grandi emozioni, ma tra qualche giorno tutto si tinge di rosso. Gemelli, il tuo pianeta guida, Mercurio, dal 7 al 25 ti sorride e ti regala buon umore e magari qualche occasione. Non siamo al massimo per ora, siamo sulla pista di decollo ed abbiamo un piccolo ritardo. Tutto qui, ma si decolla. Cancro. Ripeto che per il cancro febbraio non è un mese facile. Potresti voler dare un taglio con i collaboratori, chiudere una società, far piazza pulita. Ma le stelle ti consigliano di non fare azioni azzardate di cui potresti pentirtene. Riguardati fisicamente. Leone. Febbraio si è presentato con una porta con tante opportunità. E questo periodo si prolunga fino a giugno sicuramente. Venere ti aiuta ad espandere la tua visibilità. Se vedo qualche ritardo è solo a livello economico al momento. Vergine, febbraio non è male, tuttavia ti senti insoddisfatto a livello lavorativo. Proponi i tuoi progetti, ma sappi che sono semplicemente un germoglio. Devi aspettare la bella stagione per avere delle risposte. Febbraio ha pure dato un po' di serenità ai sentimenti. Bilancia. Si sbloccano questioni legali. Penso che però questo cielo astrale ti apporti un po' di conflittualità con i collaboratori. Cerca di essere più ragionevole. Attenzione alla vita di coppia. Scorpione. Molti scorpioni si troveranno a cambiare ruolo o avranno un trasferimento entro 6 mesi. State attenti al conto in banca. Le storie d'amore continuano in tranquillità. Venere diventa neutrale per voi per parecchi mesi. Sagittario, febbraio ti prospetta grossissimi cambiamenti. Venere, Marte, Urano in buon aspetto a Saturno potrebbero supportare delle chiusure definitive sia per rapporti di lavoro che a livello personale. La nota positiva è che ci sarebbero grandi possibilità di rifarsi. Capricorno, in questi giorni l'ambiente lavorativo è veramente difficile. Chi è dipendente potrebbe provare un rifiuto sul nuovo assetto lavorativo. Chi è capo di una società potrebbe chiuderla per aprirne un'altra o eliminare dei collaboratori di cui non ha più fiducia. Io dal conto mio vi posso dire di farvi scivolare addosso i problemi con un atteggiamento passivo. Acquario. Come per i gemelli, anche per voi un'ottima posizione di Mercurio vi darà grandi slanci per quanto riguarda il lavoro. Per ultimo pesci, puoi ottenere buoni successi, possono anche arrivare dei soldini per una vendita, nuovi contatti, l'amore si risveglia. Buona giornata, arrivederci a domani.